Appuntamento domenicale del Game Show avanti un altro. Anche stasera alle 18.50, subito dopo Domenica Live di Barbara D'Urso, su Canale 5 è andata in onda la puntata della domenica di Avanti un altro. Il Game Show, condotto da Paolo Bonolis e con il maestro Luca Laurenti, sta riscuotendo un discreto successo di pubblico. Tuttavia gli ascolti del programma concorrente, ovvero L'eredità di Flavio Insinna, riesce sempre a superarlo in termini di share. Anche questa sera nello studio dell'Helios di Roma è accaduto qualcosa di inaspettato tra il marito di Sonia Bruganelli e un concorrente. Gaga davanti un altro. Anche stasera davanti un altro. È accaduto di tutto. Un appuntamento all'insegna della musica, visto che il Valletto e un paio di concorrenti si sono esibiti in delle liriche. Ma il colpo di scena si è avuto quando nello studio dell'Helios di Roma è entrato il bonus svedese Nizn. Oltre alle solite donne che sono accorse per abbracciarlo e baciarlo, Paolo Bonolis ha gli chiesto il solito siparietto che fanno da qualche tempo a questa parte. A quel punto il ragazzo si è buttato per terra facendo delle movenze. Non contento, il conduttore romano ha chiesto al concorrente di turno di fare la stessa cosa. Gag che ha divertito tutti i presenti. Davanti un altro. Arriva la nuova bonus. Giada Papetti sta ottenendo una grande popolarità in televisione. L'affascinante 32enne, infatti, è la nuova bonus del Game Show di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis e dal maestro Luca Laurenti. Capelli biondi e fisico staccato, la donna è nata a Ravenna e, dopo il diploma di laurea triennale in massofisioterapia a Perugia, ha anche studiato lingue e letterature straniere moderne occidentali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. La Papetti è anche modella, insegnante di Pilates, ginnastica posturale e functional training. La ravennate ha la passione per la cucina, il cinema e la moda. In una recente intervista ha dichiarato questo: "Lo sport è il mio compagno di vita.